corteo del primo maggio a Torino in testa c'era Fassino e a seguire il PD, che sono gli autori della riforma del lavoro. Beh, sono gli autori di una riforma sbagliata che non sta dando lavoro, sta lasciando sole molte italiane e molti italiani. Serve una svolta, noi la vogliamo iniziare da un comune che si occupi anche di chi ha perso il lavoro e si occupi di intervenire contro il lavoro povero. Siamo tornati indietro di un secolo, la deregolamentazione, le privatizzazioni, tutto quello che avviene oggi è legato alla riduzione di tutti i diritti. Bisogna per questo fare una rivoluzione. Sullo sfondo ci sono anche le elezioni al Comune di Torino. Quali sono le sue proposte e come giudica l'amministrazione Fassino? Beh, intanto io penso che si debba ridurre il debito di questa città, e lo si debba ridurre non facendolo pagare ai cittadini, ma restituendo ai cittadini ciò che i cittadini hanno già pagato nella crisi. Pensiamo a un comune che sia free voucher, che non dia lavoro col voucher, a un comune che sia in grado di contrastare il lavoro povero, e pensiamo a una città grande per tutti, non solo per alcuni. Le elezioni comunali a Torino, come in altre parti d'Italia, sono tutte bloccate dal patto di stabilità voluto dall'Unione Europea. Quindi tutti i candidati sindaci raccontano tante belle cose, ma in realtà non possono fare nulla, perché se non si rompe la gabbia europea nessun sindaco ha risorse per fare praticamente nulla. Quindi in realtà è una finzione, come in realtà è una finzione quella della politica oggi.